Benvenuti a questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Torniamo qui in contrada Campofreddo a Fossalto per la 22esima edizione della Festa del Farro. Oggi la festa principale nel 20 agosto e si festeggia la Madonna del Colle. Nel tardo pomeriggio la funzione religiosa è la processione e successivamente la seconda serata per una cena a base di farro, il prezioso cereale che viene coltivato in modo biologico. Abbiamo sentito tante persone dei paesi limitrofi ma anche di altre parti d'Italia che sono venute qui per questa festa, attirate appunto dalla buona cucina e anche dal divertimento. Allora restate con noi in questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Ci troviamo nella cappella in onore della Madonna del Colle. Ricordiamo questa chiesa costruita appositamente in suo onore nel 1993. Ma ricordiamo qual è la storia religiosa legata a questa località. Guarda, questa è nata tutto dal desiderio dell'anziano parroco, Don Antonio Pizzi. Poi io sono subentrato a lui, però chiaramente la devozione nasce sempre dall'affetto del popolo verso i santi, verso la figura di Maria in modo particolare, per cui su questo promontorio è nato il desiderio dalla parte delle persone di quella contrada di Campofreddo di costruire questa chiesetta alla devozione della Madonna, per amore di Maria Santissima. E poi attorno a questa chiesetta si è strutturata pure tutta la festa che poi potete vedere fuori, insomma, legata anche alla tradizione del farro, per cui la gente semplice, voglio dire, che viene dalla cultura anche semplice della terra, ha voluto legare in qualche modo la terra al cielo, dando onore alla Madonna, ma anche cercando di recuperare queste radici che questo popolo si porta, insomma, da sempre appresso. Per cui la religione impasta, mette insieme, insomma, il desiderio dell'uomo con il desiderio di Dio, questo è dal mio punto di vista. E sono nate queste realtà, questa chiesetta, dove la gente poi si ritrova una volta al mese, in modo particolare poi oggi che festeggia la Madonna col titolo della Madonna del Colle, perché per la situazione geografica appunto in cui stiamo, ecco. È una storia abbastanza nuova, però piano piano credo che si radicherà in questa gente, speriamo anche nei giovani, nei figli, che possano, come devo dire, recuperare la memoria dei loro genitori, dei nonni e portarla avanti con desiderio, con entusiasmo, con fede soprattutto, ecco. E quella della festività della Madonna del Colle poi si presta anche come occasione per conoscere appunto le nuove generazioni e per ricordare invece chi c'è stato prima. Certo, questo passaggio, questo legame è importante secondo me, il presente viene dal passato, cioè tutto ciò che siamo lo dobbiamo a chi è venuto prima di noi, per cui io credo che dobbiamo sempre fare memoria, se vogliamo consegnare qualcosa anche ai giovani, fare memoria veramente delle persone che ci hanno creduto in tutto questo, l'hanno realizzato con fatica, con sudore e con speranza, proprio lasciandola anche in eredità in qualche modo ai giovani, ai loro figli, ai nipoti, alle persone che vengono dopo, per cui io mi auguro, spero veramente che ci sia questo desiderio di raccoglierlo il passato e di portarlo avanti alle generazioni future. Io questo me lo auguro, certo, lo auguro anche alla gente del posto, ai ragazzi, ai giovani. E grazie racchiude in sé. Oh Santa Vergine, prega per me.
Siamo con Nicola Gallo, presidente dell'Associazione Gioventù Cattolica Madonna del Cole. Alle nostre spalle la storia di questa associazione, quando nasce e perché? Allora, questa associazione è nata circa 22 anni fa. È nata così, per caso, perché il prete di Fossalto ci ha voluto donare questa chiesa. Ce l'ha donata un imprenditore di Campobasso che si chiamava Macioli. È nata 22 anni fa perché qua c'era una montagna di terra e questa contrada voleva realizzare qualcosa, perché avendo avuto la chiesa, dice, senza un piazzale, senza niente, non siamo riconoscenti a questa persona che ci ha donato la chiesa. E niente, ci siamo messi così, abbiamo incominciato a fare questa associazione. E la verità, questa associazione ha avuto un ruolo importante perché si è creata una presso l'altra, anche gli anziani, i giovani incominciavano a lavorare con i picconi, con le ruspe, perché qua la verità c'era una montagna grande che non si vedeva la chiesa di fronte, non si vedeva, ci stava una montagna e l'abbiamo tutta. E poi piano piano, con un po' di sponsor, con un po' di aiuto nostro, con un po' di aiuto alla contrada, che è stata veramente, la contrada ha aiutato tanto, voglio dire, e siamo stati in grado di fare questo piazzale e di incominciare a fare la festa. Ogni anno 19 e 20 agosto facciamo questa festa. Ricordiamo che qui ci troviamo in contrada Campofreddo di Fossalto, anche se una piccola una contrada appunto, comunque c'è tanta gente che viene a questa festa ed è molto forte la devozione alla Madonna e l'attaccamento a questo territorio. Sicuramente viene ogni anno tanta gente, anche perché facciamo questa sagra, la sagra del farro. È una sagra che vengono da tanto lontano, la gente per assaggiare il farro, e che veramente questo farro noi l'abbiamo incominciato a mettere 20 anni fa. 20 anni fa abbiamo incominciato a mettere questo farro. E se il grano costava 20.000 lire, allora il farro costava 50.000 lire, quindi un reddito importante allora per i contadini della zona. E c'è stato questo attaccamento, farro Madonna del Colle e la festa del farro, voglio dire, è venuta tanta gente. Poi, come tante altre cose, la politica distrugge tutto, quindi il farro non l'abbiamo potuto mettere più perché hanno tolto una decorticatrice che stava qui sotto a Trivento, che noi portavamo il farro a Trivento, ce lo decorticava e dopodiché lo vendevamo e uscivano bei soldini. In questo territorio il farro, questo cereale, si sposa bene con la terra del posto, quindi potrebbero dare una mano d'aiuto a questi contadini, ma purtroppo la politica è quella che è, una politica morta, non si muove niente, e i giovani di questa zona è quello che è più pesante, perché i giovani ogni anno se ne va qualcuno e stiamo rimanendo anche nella festa, vengono i giovani, ma quel giorno, perché vengono da lontano, perché purtroppo se ne vanno tutti, stiamo rimanendo solo noi che abbiamo incominciato 20 anni fa, ma siamo fatti anche un po' non vecchi, però non giovani.